Catriel, Catriel, che è successo? Ti ho sentito gridare. Milagros. Mi hai spaventato, Catriel. Avevo paura che... No, niente. Niente, grazie a Dio, è stato solo un brutto sogno. Un brutto sogno e niente altro. Milagros. La mia Milagros. No, non mi sfuggirai. Adesso pagherai. Pagherai per il tuo ignobile inganno, no, mia cara. Ti scongiuro. Hai voluto divertirti alle mie spalle, eh? Adesso tocca a me. Mi divertirò io. No, per pietà. Ti scongiuro. Vuoi che abbia pietà, eh? Ti sei presa a gioco di me e osi chiedere pietà? Allora vuol dire che non mi conosci, ma a questo porremo rimedio immediatamente. No, 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 ti scongiuro. Mia cara, no. Lo vedremo. Capirai che con me non si scherza. E adesso, senza violenza, Milagros, tu sarai mio, sarai mio! Detto, ma fa presto, presto! Oggi penso io, Giacchino. Questo dovrei farcela. Ma non si apre questa maledetta porta. Ma perché non si apre? Ce l'ho fatta. Damien! Maledetto schifoso! Lasciala immediatamente! Figliacco, lascialo! Lascialo! Figliacco! Dimmi! Ma un imbecille! No! Figliacco! No! Giacchino! Chitana, aiutami. La mia gamba. Signore, aiutaci, abbi pietà. Damien, assassino, pazzo criminale. Questa volta non la passerai liscia. Ti giuro che me la pagherai. Alla prima occasione ti scozzerò con le mie stesse mani. Cosa è successo? Quel criminale di Damien per poco non l'ha ucciso. Milagro, sei con lui. Oh, ti scongiuro, Antonio, aiutaci. Bisogna fare qualcosa, bisogna salvarlo. Fatti forza, Gioacchino. Ti prometto che questa storia finirà, hai sentito? Ti prometto che finirà. Aprimi! Lasciala, vigliacco! Lasciala! Lasciala, figlio di un cane! Titana! Giacchino! È morto! Fa piano, Chitana, piano. Che è successo? Antonio. Che ha fatto? Antonio ha appena ammazzato Damien. No, dimmi che non è vero, no. Ma Chitana, lo ha voluto lui, è stata colpa sua. Oh, signore Dio. Un momento fa avrei voluto ammazzarlo con le mie stesse mani. Ma adesso non lo so più, non lo so più. Dimentichi quanto ci ha fatto soffrire. Non c'era altro da fare che ucciderlo. Qualcuno doveva toglierlo di mezzo. Prima o poi bisognava farlo, Chitana. Perdonami, Milagros. Io non volevo, credimi.
Te lo giuro, Milagros. Volevo solo aiutarti. Perché? Volevo solo difendere il tuo onore. Perché siamo arrivati a questo? Credimi, Milagros. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto a mio fratello? È colpa mia se ha perso la vita. Lui non aveva nessuna colpa. Damien era tanto malato. Dio mio, perdonami. Perdonaci tutti, Signore. Non dimenticherò. Porterò per sempre il suo ricordo nel mio cuore. Nonostante mi abbia respinto e mi abbia tradito. Presto la dimenticherai, Catriel. Però devi farti forza. Devi cercare in ogni modo di pensare ad altro. Che speranze ho di riuscirci. Per quanto mi sforzi, penso sempre a lei. Vedo il suo dolce viso. Sento le sue parole. Sogno le sue carezze. Ho ancora sulle labbra il caldo sapore dei suoi baci. Basta, 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 Catriel. Lo hai detto anche tu. Lei ti ha respinto. Lei ti ha tradito. Non mi importa niente. Giuro che se potessi vincere il mio stupido orgoglio, correrei da lei per dirle che l'amo. La voglio ammazzare con le mie mani! Vieni qui! Lasciami, non mi toccare! Eri d'accordo? Abbiamo già troppi guai, sono già successe troppe disgrazie! Lasciami! Cerca di ragionare! Scordatelo, scordatelo! È stata lei! Calmati! Lei lo ha illuso! Tradita, sì! Non è stata colpa sua! Damien era impazzito, purtroppo non c'era altro da fare! No, non c'era altro da fare! No, è stata colpa sua! Tu lo sai meglio di chiunque altro! E adesso io la ammazzo! No, no, la voglio abbandonare! Non è colpa sua! Voglio farle pagare una tutte le notti che non potrà più non fare stare così. Con ferma. Lui! Ferma, stai ferma! Sì. Devi fartene una ragione! La vendetta non ti restituirà tanto! Sei pazza di tenere demonio come lui! Stai ferma! Ferma! Milagros non ha nessuna colpa! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! L'ho ammazzato! No! Ho detto io! Perdonami, Milagros. Perdonami, principessina. Ti supplico, perdonami. Io volevo soltanto aiutarti, bambina mia. Non volevo vederti soffrire. E adesso che facciamo? Sta calma, sta calma. Non aver paura. Non aver paura. Andrò a parlare con i gendarmi. Andrò da loro e spiegherò per bene come sono andate le cose. Non c'è più niente da temere ora, Milagros. No, basta, basta. È finito tutto. L'incubo è finito. Bambina mia. Piangi, piangi, piccola mia, sfogati. Dopo ti sentirai meglio, vedrai. Povera Milagros. Povera cara. Aiutami a portarla sotto il tendone. Ah. Bisognerà avvertire sì, i gendarmi. Sì, sì, certo. Ci penserò io. Passa, entra. No! 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 Milagros! Che altro è successo? A vedere. Antonio! Antonio! Pensavate di esservi liberati di me? Ma vi siete illusi, bastardi! Adesso vi ammazzerò come cani, uno per uno. Prima tu, Rosso. Poi tu, Itana. Poi tu, Joachim.
Milagros. Vada lei. Povera creatura. Milagros, cara, povera figlia mia, tesoro caro. Stai bene, Giuliano, almeno, bambina. Tutti, tutti moriremo con lui. No, Giuliano. Oh, bambina mia, cosa dici? È passato tutto. L'angoscia è finita, non dovrei più temere. È finito. Perdonami. Chitana. Tesoro, tesoro. È morto. È morto, Chitana. Tesoro mio. Tesoro mio, bambina. Ti ho sentito entrare. Dimentichi che ho passato tutta la vita in questa casa? Anche se sono vecchia, mi muovo silenziosa come un fantasma. Ed è così che mi sono sentita in tutto questo tempo. Ero sola, non c'era nessuno con cui parlare. Sapessi quanto ho sentito la vostra mancanza. Anch'io ti sono mancata. Certo, anche tu. Anche se ultimamente non fai altro che prendertela con questa povera vecchia. E adesso che sono la padrona di casa, sono sicura che... La padroncina. Va bene, ma ancora per poco, perché presto non sarò più la padroncina, ma la vera e unica padrona di casa. C'è ancora tempo per esserlo. E tu mi dovrai aiutare, altrimenti vedrai, ti sgriderò più del solito. Io non ho mai avuto paura di nessuno. Comunque, Lucia, cercherò di fare per te tutto quello che vorrai, se non altro per farti vedere che sono ancora in grado di lavorare. Che cosa hai intenzione di fare? Posso chiedertelo? Faremo di questa triste dimora quello che avrebbe sempre dovuto essere. Una casa allegra e raffinata. Un luogo dove si possa essere finalmente felici. Cambieremo le tappezzerie, le tende, i mobili. E anche... Ma tuo padre conosce le tue intenzioni? Certo, naturalmente. E poi mio padre è sempre d'accordo con me. E tua madre, la mia dolce Maria, che cosa ne pensa di questi cambiamenti? Non lo so. E non me ne importa niente. Hai di nuovo litigato con lei? No, non ho discusso con nessuno. Ho preso una decisione, nient'altro. Lo vedo. Sì. Ogni giorno che passa mi ricordi sempre di più tua zia Vittoria. Mi fa piacere che sia così. Ammiro tanto la forza e il coraggio della zia. Vorrei somigliarle anche di più. Hai visto che avevo ragione? Sono vecchia, ma non mi lascio ingannare. Tu hai litigato con tua madre. Mi fai male, stai attenta. Scusami, bambina mia. È brutta la vecchiaia, ho le dita irrigidite dai reumatismi. Ti perdono, ma soltanto a una condizione. E quale sarebbe? Dovrai aiutarmi a trasformare questo posto. Tireremo a lucido i mobili, l'argenteria, proprio tutto. Domenica, d'ora in poi Augusto verrà molto più spesso qui. Ma allora, la storia col tuo bel tenente... Va a gonfie vele, Domenica. Voglio farti una confidenza. Presto ci fidanzeremo ufficialmente. Oddio santo, ti ringrazio. Non speravo di poter vedere sposate anche le figlie delle mie adorate bambine. Quanto sono felice. Grazie. Sono tanto felice anch'io. Ti rendi conto, Domenica? Presto diventerò la signora Lucia Pontiero. Mi immagino quanto debba essere emozionata la mia dolce Maria. Non parliamo di mia madre. I suoi sentimenti non mi interessano.
Buongiorno, zia. Buongiorno, tesoro. Vi ho portato una tazza di caffè. Pane appena uscito dal forno e marmellata di pesche. Una vera delizia. E anche le gocce che vi ha prescritto il dottore per rimettervi in fretta. Non mi inganni, Carlotta. Ti si legge in viso che non hai chiuso occhio tutta la notte. È vero, zia. Ho pensato sempre a mia madre. Piccola mia, smettila di tormentarti. Ormai è tutto passato. Vedrai, cara. Vedrai quando vi ritroverete. Mia sorella ti avrà perdonato, ne sono sicura. Temo di no, zia. Puoi stare tranquilla, invece. Tua madre ti adora. Vedrai, Vittoria non potrà rimanere a lungo lontana da te. Molto prima di quanto ti aspetti, sarai di nuovo fra le sue braccia e dimenticherete le incomprensioni. Ma io non lo dimenticherò mai, zia. E non potrò perdonarmi. Ma adesso fate colazione o diventerà tutto freddo. Buon appetito. Figlia mia, ti prego, confidati. Quale cosa tanto spaventosa puoi aver detto a tua madre da essere sicura che non voglia perdonarti? Le ho detto la verità. Una terribile verità che avrei dovuto tacere. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno nel locale? Dio mio, non posso crederci. Tu sei venuta a trovarmi? Sì, sono venuta a trovarti. Che meravigliosa sorpresa, Vittoria, non me lo sarei mai aspettato. Neanch'io me lo sarei mai aspettato. Ma come hai potuto? Vittoria! Chi si comporta come te non merita altro. Perché mi hai dato uno schiaffo? Sei diventata matta o i lussi della grande città ti hanno dato la testa? Non sono matta, so quello che faccio. Posso rispondere solo così al tradimento di un'amica. Anche se a pensarci bene, tu non lo sei mai stata. Sì, invece. E ti sono ancora amica, ma non riesco a capirti. Per quale motivo hai raccontato a mia figlia tutta la verità sul mio passato? Tua figlia? Ma che stai dicendo? Allora avevo ragione, sei proprio diventata matta. Ti insegno io a prenderti gioco di me. Colpiscimi. Fa pure se lo ritieni giusto. Però io non ho mai aperto bocca, non ho mai parlato con lei perché l'ho vista solo una volta. Quel maledetto giorno in cui ci siamo incontrate in quel negozio. Carlotta ha detto che gliene hai parlato tu. E io ti ripeto che non le ho detto niente. Te lo giuro, Vittoria. Ti giuro sull'amicizia che c'era una volta fra noi, che non ho mai parlato con tua figlia. No, zia, vi prego, non chiedetemelo. Tesoro mio, se te lo chiedo, è perché sono una madre e saprò ascoltarti e comprenderti. Credimi, hai bisogno di sfogare le tue pene. Hai bisogno di confidarti. No, zia, vi prego, no. Carlotta, quante volte mi hai sentita discutere con Lucia? Molte, non è vero? E in molte occasioni, purtroppo, lei mi ha ferita profondamente. Ma io l'ho sempre perdonata. Capisci ora perché insisto tanto? Anche se hai ferito crudelmente tua madre, lei troverà sempre il motivo per perdonarti. Non so se perdonarti, ammazzarti o crederti, Matilde. Sarà meglio che tu mi creda o che mi ammazzi. Perché non hai niente da perdonarmi.
Sono stata così brava a far finta di niente quando ci siamo incontrate. E dopo sono andata via con la mia amica, è la verità, te lo giuro. Se le cose stanno così, allora da chi l'ha saputo? Un momento. Forse ho capito com'è andata. Avanti, parla. Sono sicura che ci ha seguite. Vi ha seguite? Ora che ci penso, è possibile. È vero, mi chiese il permesso di fare una passeggiata. Vedi che ha ragione. Deve averci seguite dalla modista. E lì avrà ascoltato qualcosa. Forse mi sarà sfuggita qualche indiscrezione. Un'indiscrezione che potrebbe costare la felicità di mia figlia e la mia. Ma non puoi farmene una colpa, Vittoria. Non avevo nessuna intenzione di farti del male. Come potevo sapere che tua figlia si fosse nascosta ad ascoltare? Perché è accaduta una cosa del genere? Te lo dico io. Perché sei una gran pettegola. Ti prego, perdonami. Devi perdonarmi, ti supplico. Va bene, basta, smettila. Ormai il danno è fatto. Lasciami tranquilla, ho bisogno di pensare. Devo assolutamente trovare il modo di far ricredere mia figlia. Non posso, zia. Non posso. Per prima cosa, devi cercare di calmarti. Ma non ci riesco. Zia. C'è un segreto nella vita di mia madre che conosco solamente io. È un segreto terribile. Averlo scoperto mi strazia il cuore. Ma non avrei mai dovuto dirle che sapevo tutto di lei. Non piangere, tesoro, non è così grave. A volte quando si discute ci sfuggono cose che vorremmo tacere. No, zia, non è così. Non avrei mai dovuto dirglielo. E sarebbe ancora più grave se lo dicessi anche a voi. Ascoltami, sono tua zia, l'unica sorella di tua madre. Ti giuro che nessuno la conosce meglio di me. E nessuno le vuole più bene di me. Mia cara, io so che mia sorella non ha avuto una vita facile. Ma niente di quello che potrei dirmi mi farà cambiare mai l'opinione che ho di lei. Forse non hai fiducia in me? Beh, sì, certo. E allora, confidati. Io so mantenere un segreto. So tacere. Tu mi hai conosciuta solo allora, Matilde. Ridotta davvero molto male ed ero preoccupata per mia figlia. Volevo avesse un futuro. Le ho mentito, è vero, però non avevo altra scelta. Ho sempre desiderato il meglio per lei. Sicuramente perché mi sentivo in colpa. Sentivo in un certo modo il bisogno di ricompensarla per non essere riuscita a darle un padre. Sarà stato uno dei nostri clienti. Già. Qualcuno di loro. Uno di questi balordi che credono di poter comprare anche l'amore con i soldi. E non si accorgono invece di aver comprato soltanto un corpo senza anima, incapace di provare emozioni, in preda al dolore e alla vergogna. Non venirlo a raccontare a me. Io lo so bene, Vittoria. Ho sempre vissuto così e non è cambiato nulla. Ma io no, Matilde. Io non ho vissuto sempre così, no. Ho conosciuto un'altra vita prima. Un'altra vita. Ho avuto una casa. Ho avuto una famiglia. Un posto mio. Un posto mio. Che mi è stato sottratto dalla mia cara sorella. E tornare. Tornare è stato il mio unico sogno. Tornare accanto a lei. Per riprendermi tutto. Per riprendermi tutto quello che mi aveva rubato. Di che stai parlando? Per quanti lunghi anni ho sofferto per colpa sua. Lunghi e dolorosi anni, durante i quali non ho mai smesso di pensare alla vendetta. Ho sprecato gli anni più belli, immaginando come mi sarei vendicata di quell'angioletto dall'anima perversa che mi aveva rubato tutto. Tutto. La
la mia infanzia, i miei ricordi, i miei genitori. È l'unico uomo che abbia mai amato. Tutta la mia vita. Quella donna mi ha portato via. Ogni cosa. Santo cielo, Vittoria, perché non me l'hai mai detto? Perché? Che senso avrebbe avuto? Io non ero Vittoria Tebaldi quando vivevo qui. No, io ero... ero solo l'ombra di me stessa, un'anima in pena. Perché avevo perso mio figlio. E il migliore amico che abbia mai avuto. Questa è stata la mia salvezza. Ho trovato nell'alcol la forza per riuscire a sopravvivere, aspettando la morte di mio padre. Un padre che invece di aiutarmi mi ha scacciata di casa sbattendomi la porta in faccia. Ho sopportato tutto. E che altro avrei potuto fare? Ma con un solo desiderio nel cuore. Vendicarmi. Però adesso, finalmente, sembra che il mio grande sogno si stia avverando. Davvero? E nessuno sospetta la verità? Nessuno. Per prima cosa mi sono riconciliata con mia sorella. Poi ho conquistato fiducia di mio cognato Guglielmo, un mascalzone, però reputato da tutti un gentiluomo. Poi ho recuperato tutti i miei beni e mi sono guadagnata l'affetto di mia nipote Lucia. Mi vuole bene, mi stima molto. Anzi, ti dirò, sono sicura che vuole più bene a me che a sua madre. Allora hai ottenuto quello che volevi? Sei tornata a quella di prima? No. No, amica mia. Purtroppo non potrò mai più essere la Vittoria Tebaldi di una volta. No, mai più. Perché? Che cosa ti manca? Carlotta. Ecco, ora sapete tutto. Non è terribile, zia? Ha mentito con me. Ha mentito con voi, ha ingannato tutti. No, ti stai sbagliando, non è possibile. No, Carlotta, no, non può essere, tesoro, non può essere. No, io mi rifiuto di crederci. Zia, quella donna era sincera, ne sono sicura. Ma Carlotta, tu non puoi credere una cosa del genere di tua madre solamente per delle chiacchiere che hai ascoltato. Forse quella donna parlava di un'altra persona, di un'altra Vittoria, sì. Deve essere andata così. Zia, se non fosse stato vero, mia madre non se ne sarebbe andata a Santa Maria, non mi avrebbe lasciata sola. Non piangere, Carlotta. Non piangere. C'è un solo modo per scoprire come stanno realmente le cose. Dobbiamo rintracciare quella donna e obbligarla a dirci tutta la verità. No, zia. Ho già sofferto tanto, non sopporterei di rivederla ancora. Dovremmo farci forza, Carlotta. Se fosse vero, sarei costretta ad aggiungere anche questa vergogna a tutte le altre terribili sofferenze che tua madre ha patito per colpa mia. Ciò nonostante il mio affetto per lei, non verrebbe neanche scalfito, Carlotta. Dobbiamo andare da quella donna. Non posso permettere che questo atroce dubbio avveleni la tua anima. È indispensabile fare chiarezza, tesoro. Per la dignità di tua madre. E soprattutto per la considerazione che è giusto tu abbia sempre di lei. Anche tu potrai guadagnare qualcosa se mi aiuti a trovare il modo di riconquistare mia figlia. Farò tutto quello che posso. Parla.
Ascolta, perché la mia vendetta sia completa, voglio vedere la mia adorata, dolce sorella Maria trascorrere il resto della sua vita in un inferno. Sola, sperduta in un mondo di umiliazioni, privazioni e vergogna. Proprio come ho dovuto vivere io, per colpa sua. Milagros. Milagros. Dove sono andati gli altri? Dov'è Damien? Shh, cerca di stare calma. Sto tranquilla, principessina. È tutto passato. Damien sta bene adesso. Quest'incubo è finito, grazie a Dio. Il dottore ha detto che stai molto, molto meglio, però vuole che resti a letto e che riposi. Hai capito? Che significa? Come Damien sta bene? Io l'ho visto. Aveva la testa rossa di sangue. Antonio lo ha colpito. Damien è morto. Ma poi ci ha aggrediti. Ma insomma, che cosa è successo? Milagros, Antonio... Antonio è morto. Morto? È morto ed è soltanto colpa mia. No, no, principessina, no. Non è morto per colpa tua, no. È stato il destino, una fatalità. Ma col suo sacrificio il terribile incubo che ci attanagliava è finito una volta per tutte. Ascolta, ascolta, Milagros. Adesso devi essere più forte che mai, eh? Sì, bambina mia, sì. Dobbiamo ricominciare tutto da capo adesso. Dobbiamo rimboccarci le maniche e rimettere in piedi il circo. Cosa ne è stato di Damien? Dov'è adesso? Per l'amor del cielo, dov'è adesso? Ragazzi, io non so niente, non ho fatto niente, mi sono solo difeso! Dicono tutti la stessa cosa. Prima si divertono a giocare col coltello e poi si raccomandano come delle donnicciole. Ma io sono innocente, sono innocente! Innocente? Ma guarda che faccia tosta. Mi hanno portato via il circo. Il circo che mi aveva lasciato mio padre. Ma ora pagheranno. E tu allora non temere. Anche tu pagherai per aver spedito all'altro mondo quel povero disgraziato. Vi ammazzerò tutti! Vi ammazzerò tutti! Non potete trattenermi qui. Lasciatemi andare. No, Milagro, se non puoi uscire adesso, ti farebbe male. Sei ancora sconvolta, no. Principessina. Lascia che ti aiuti. Io sto bene, dico sul serio. Se vuoi aiutarmi, se davvero vuoi farlo, avanti, prendimi il vestito. Oh, no, sarebbe una pazzia, non no, puoi uscire. No, non è una pazzia. Devo andare subito da Damien. Deve dirmi dove ha nascosto Giuliano. A te. Non lo dirà neanche in punto di morte. Lo dirà soltanto ai gendarmi, se useranno le maniere forti, però. Devo provarci lo stesso. Milagros. Devo ritrovare Giuliano. E dopo... Dopo andrò a cercare Catriel. Andiamo. Non sopporto più di vederti con quell'espressione. Cercherò di cambiarla, Bruno. E la cambierò per sempre. Questo si chiama parlare. Non mi aspettavo una decisione così rapida. Ascoltami. D'ora in poi cercherò di dimenticare Milagros. Voglio cancellare tutto quello che è successo. Sarò un altro uomo. Che vuoi dire? Che Catriel non esisterà più. Che Catriel è morto ormai. Milagros e altre persone malvagie hanno ucciso il suo spirito. Non ti riconosco più, ragazzo. È proprio questo quello che voglio, Bruno. Sì, però... Niente però. Ho deciso e non torno più indietro. Amico mio, da questo momento, per te e per tutti quanti, sarò il Duca Arcibaldo della Cruz.